Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Concluso il vertice Italia-Africa a Roma con pareri e analisi molto contrastanti. Sul piano Mattei ha dichiarato ieri al Senato il Presidente della Commissione Unione Europea Moussa Faki. Sul piano Mattei avremmo auspicato di essere consultati di fronte a una, direi, abbastanza piuttosto imbarazzata e colta di sorpresa anche Giorgia Meloni. Andremo a analizzare questo ambito e l'altro tema del giorno, anzi del giorno di questo momento, sono sicuramente le rivolte degli agricoltori che si stanno allargando in vari paesi d'Europa. Presento subito i miei ospiti, do il benvenuto all'economista Gabriele Guzzi. Buonasera, grazie Carlo. Benvenuto Gabriele, benvenuto il professor Gavino Piga, redattore del canale Telegram Giubbe Rosse. Ciao Carlo e un saluto a tutti. Allora, dicevamo di una Meloni colta abbastanza di sorpresa dalle dichiarazioni del Presidente della Commissione dell'Unione Africana ieri in Senato a Roma, no? Per questo Piano Mattei che mi sembra tu lo consideri un po' un fantomatico Piano Mattei, no Gavino? Ma guarda, io credo che rispetto al piano Mattei si debba essere, come rispetto ad ogni altra questione politica, si debba essere il più possibile obiettivi, sereni e distaccati. Ecco. Allora, io credo che i principi teorici su cui si fonda il piano Mattei sono quelli che sono stati enunciati ancora una volta dalla Meloni, ma già li conoscevamo perché ne aveva parlato più volte siano assolutamente giusti, cioè l'idea di una cooperazione paritaria, diciamo, con i paesi africani, l'idea che la risoluzione di una serie di problemi passi anche attraverso il sostegno, l'aiuto allo sviluppo dell'Africa è un'idea assolutamente ineccepibile. È anche ineccepibile l'idea che il piano Mattei o qualunque altra forma di aiuto non debba essere pensata in termini di pacchetto chiuso da consegnare quasi paternalisticamente, diciamo, ai paesi dell'Africa per il loro bene. Detto questo, per poter esprimere un giudizio compiuto sul piano Mattei occorrerebbe avere maggiori dettagli che al momento non ci sono, anche perché al momento il piano Mattei mi pare grosso modo un po' tutto da costruire. Si è parlato di alcuni progetti pilota, si è parlato di cifre, ecco, i giornali riportano 5,5 miliardi, siamo in questo ordine di idee. Si è detto anche da dove potranno essere presi questi soldi, insomma, dal Fondo per il Clima, in parte, dalla cooperazione e sviluppo dall'altro. Uno, è uno storno, tra l'altro, no? Sì, Sarebbe uno storno, devo dire insomma. anche positivo, trovo che sia l'analisi che oggi, per esempio, ho letto in un editoriale di Antonelli mi trova fondamentalmente Sulla d'accordo, verità, anche il quindi, fatto diciamo. di sottrarre fondi ai cosiddetti progetti multilaterali, dove andavano a finire per lo più i soldi della cooperazione internazionale, che poi venivano gestiti da altri, diciamo così, arrivavano a destinazione senza la nostra bandiera. Dice lui, effettivamente mi pare un passo in avanti positivo. Detto questo, per esprimere un giudizio complessivo, mi sembra sia il caso di scendere maggiormente nel dettaglio. Quando lo si farà, potremo effettivamente esprimere una valutazione. Bisognerebbe capire esattamente attraverso quali canali, attraverso la gestione di chi, attraverso quali attori, che tipo di ruolo avrà in questo piano la cooperazione, il mondo della cooperazione internazionale che già sta, oggi leggevo sull'Avvenire, in sostanza battendo cassa. Insomma, bisogna cercare di capire che cos'è effettivamente il piano Mattei, come si svilupperà, insomma, ecco, anche E sulla base scusami, di volevo tanti punti, lanciavo una. anche sviluppo. Sì, Sì, prego. prego. No, lanciavo, volevo lanciare solo una cosa. Giorgia Meloni ha fatto intanto il titolo del tema, volendo fare un po' diciamo, una similitudine. Sì. Sì, fondamentalmente sì. Intanto, beh, questo
Tra l'altro, voglio dire, è un passo non di poco conto, è da non sottovalutare. Cioè, adesso evitiamo di porci su posizioni pregiudiziali, insomma, o preconcette. Cerchiamo di valutare i lati positivi, di rimarcare le eventuali lacune o i lati negativi. Insomma, poi è ovvio che, come dicevi tu, all'interno di una contrattazione come quella che inevitabilmente ci sarà, dove devono ancora essere definiti, a quanto si capisce bene, i ruoli e anche un po' i rapporti di forza all'interno delle interlocuzioni che ci saranno con i paesi africani, è chiaro che si possano registrare anche delle tensioni. E qui le dichiarazioni del Presidente della Commissione dell'Unione Africana che tu riportavi prima, ad esempio, che peraltro ha parlato, per quanto riportano i giornali, anche della necessità di non porre delle barriere ostili, dei confini intesi come barriere di ostilità, cosa che probabilmente può essere letta come una frecciatina nei confronti della Meloni e della sua idea del blocco navale, insomma, più volte agitata, specialmente quando era l'opposizione. Ad ogni buon conto, che questo sia, e poi esistono anche nell'Africa dei problemi importanti, voglio dire, insomma, se io penso alla situazione di Mali, Niger, Burkina Faso e delle frizioni con la Nigeria, eccetera, e sto parlando di stati che non hanno partecipato, la Mali, Niger credo non abbiano partecipato al vertice, dove pure erano presenti molte delegazioni, circa 25 capi di Stato e di Governo, una quarantina di delegazioni di richiamo internazionale. Insomma, è chiaro che la strada è in salita. Che poi quella sia teoricamente la strada da perseguire, non ho dubbi. Certo. Sentiamo Gabriele, poi sviluppiamo ancora il discorso. E un piano Mattei in un continente, diciamo, lancio un po' questa suggestione, no? Se vogliamo è pure anche una provocazione, ma su dati reali, insomma, su un continente dove Russia e Cina hanno già messo tante bandierine, no? Tra l'altro. Sì, sicuramente credo che questa mossa della Meloni vada vista anche da una prospettiva internazionale. A me sembra evidente quale sia l'intento della Meloni, cioè staccarsi dall'asse franco-tedesco che è stato garantito in Europa, in Italia, scusami, dal Partito Democratico, in particolare nell'aspetto francese. E farsi il referente americano nel sud Europa, lasciando la Gran Bretagna in nord Europa e alla Polonia l'est, farsi il referente degli Stati Uniti a sud, chiaramente in questa nuova contrapposizione che c'è tra l'asse franco-tedesco, cioè sostanzialmente in chi cerca più o meno adeguatamente un'autonomia, ha cercato un'autonomia energetica, militare, dell'Europa rispetto agli Stati Uniti, e chi invece interpreta l'Europa sostanzialmente in chiave antirussa, antirussia, anticina, e quindi di ulteriore rafforzamento dell'asse atlantico. Io credo che la propensione verso l'Africa vada anche letta in questa chiave. Non dimentichiamoci cosa è successo nel 2011, cioè quando l'ultimo governo sostanzialmente democraticamente eletto prima di questo venne fatto praticamente detronizzare dalla crisi dello spread, ma anche dalla crisi della Libia. E lì sappiamo bene che il Presidente della Repubblica si fece intermediario della volontà francese, all'epoca anche americana, di bombardare la Libia e quindi sostanzialmente di fare fuori... di minacciare la sicurezza italiana, perché cioè sappiamo che la sicurezza di un paese si verifica e si stabilisce in base al controllo che ha sui territori dove si espone, e per noi quindi il Nord Africa è un luogo fondamentale, strategico per la nostra sicurezza nazionale, non solo per gli interessi economici, e lo vediamo come questa è stata messa in grosso pericolo dalle operazioni della Turchia, della Russia, proprio nel Nord Africa, a prescindere da come uno la possa pensare, cioè dico che l'Italia dovrebbe avere un controllo diretto su questi territori. Quindi sono questioni molto complicate, molto
alte e ampie. Detto tutto questo, io sono molto d'accordo con quanto diceva Gavino Piga, sostengo e condivido il proposito della Meloni, cioè comunque di su questo riappropriarci di un'azione autonoma diplomatica dell'Italia, non delegarla più alla cooperazione europea, che vuol dire semplicemente delegarla alla Francia. Cioè, tutti quelli che dicono dobbiamo fare la cooperazione europea, dobbiamo fare l'esercito europeo, vuol dire sostanzialmente facciamo l'esercito francese, facciamo perché hanno un vantaggio storico maggiore rispetto a qualunque altro paese europeo legato alla sua storia coloniale. Quindi non ha una storia particolarmente, insomma, ambigua, è una storia molto ambigua perlomeno. E, per cui l'Italia è questo. Cioè ha a che fare anche con l'identità, se volete, e al destino, lasciatemi usare questa parola forte, dell'Italia. E credo che il destino dell'Italia, da quando è emersa nella storia del mondo, dalla storia umana, sia quella di farsi di ponte, di mediatore tra Est e Ovest, tra le varie culture religiose e antropologiche del Mediterraneo, tra il Nord e il Sud, tra l'Africa e il Nord Europa. Quindi ha questo ruolo di grande sintesi e mediazione, anche da un punto di vista culturale, e quindi lo deve fare da una prospettiva di pace e non predatoria. Quindi è giusto utilizzare il nome di Mattei, nella misura in cui Mattei era inviso alle grandi corporation del petrolio perché cercava sempre di prevedere un mutuo vantaggio con la nazione in cui creava dei pozzi di petrolio, no? Quindi cerchiamo uno sviluppo il più possibile paritario delle diverse economie. E, per cui, insomma, va molto bene. Certo, il quadro geopolitico mondiale è quello del conflitto e della guerra, per cui il discorso, la cornice che ho fatto all'inizio va sempre tenuta in considerazione per capire qual è la direzione verso cui non andare, che è quella appunto della contrapposizione. Sì, Gavino, secondo te la mossa adesso della Meloni, comunque dell'Italia, insomma, no? Perché voglio dire, la Meloni governa da un anno e mezzo, ma voglio dire, c'è già un progresso, non è che sta facendo tutto lei nel bene e nel male, no? Secondo te queste mosse nei riguardi dell'Africa vengono un po' forse fuori tempo massimo? Secondo te, perché come dicevo prima, in questi anni qui la Cina e la Russia hanno piantato tante bandierine, no? Poi, tra l'altro, un altro aspetto che volevo sentire il tuo parere, i giornali danno di una Francia e di un Macron scettico su questa mossa, no? In solitaria, in avanscoperta dell'Italia, no? Con questo vertice, no? Ecco, perché noi sappiamo delle vicissitudini di quello che è successo in questi ultimi tempi in Africa, che hanno messo abbastanza alla porta, no? La Francia. E come si sa, non è solo in politica interna, ma anche in politica internazionale i vuoti si riempiono, no? Come si Certamente. dice? Certo, ma infatti certamente la presenza degli attori geopolitici che tu citavi è intensa in Africa e lo sappiamo. Detto questo, il governo italiano si mette in questa traiettoria adesso, cioè nel momento in cui può farlo, cioè nel momento in cui, voglio dire, il governo guidato dalla Meloni è in carica, è per quello che può fare. Come diceva Gabriele e come dicevo anch'io prima, le tensioni geopolitiche all'interno dell'Africa sono evidenti. Ciò non significa che la strada da perseguire, come dicevo prima, non sia quella. Certo, dobbiamo fare i conti con una situazione internazionale che è in rapido mutamento, in rapido sviluppo e anche con una serie di limitazioni che a livello internazionale ci provengono dalle nostre alleanze storiche, e su queste la Meloni non ha potuto o finora voluto, diciamo, dire parole diverse rispetto ai suoi predecessori, e quindi mi riferisco chiaramente, insomma, ai rapporti con gli Stati Uniti in particolare, che sono quelli, insomma, che condizionano essenzialmente la nostra politica estera, quindi anche nei confronti della Russia e della Cina. Voglio dire chiaramente. Certo. E,
Gabriele, quindi l'Italia in questo senso qua sta cercando, è un tentativo di guardare più a sud senza cercare di scimmiottare o equipararsi ai paesi del centro-nord Sì, dell'Europa? diciamo che qui andrebbe fatta sempre una storia dell'attività diplomatica dell'Italia, almeno dal secondo dopoguerra. Cioè, è ovvio che noi da sconfitti della seconda guerra mondiale siamo stati posti in un recinto di sovranità molto preciso, che è quello della NATO, che è quello dell'integrazione europea. E all'interno di questo recinto, grandi uomini di Stato hanno tentato di essere al confine massimo di questo recinto, o alcune volte di forzarlo, cioè di estenderlo. Mattei, appunto, è uno di questi. Anche Moro è stato un altro esponente che ha forzato i limiti di sovranità, non solo in politica estera, il famoso Lodo Moro, ecco, che sarebbe utile ricordare proprio in questi anni, in questi tempi, ma anche in politica interna, no? Quindi l'idea, appunto, di violare la divisione in blocchi che c'era, e l'Italia era proprio al confine di questa divisione. Ma poi, al di là di ciò che uno possa pensare dei singoli uomini politici, cioè Craxi, lo stesso Andreotti, ma anche in un certo senso Berlusconi, fino a quando gli interessi privati delle sue aziende glielo hanno permesso, glielo hanno concesso. Quindi, in un certo senso, eravamo già nella fase discendente. Io penso che, insomma, la stagione degli anni Ottanta è stata, diciamo, l'ultima fase di un'autonomia strategica geopolitica dell'Italia. Però anche, diciamo, Berlusconi, con i suoi rapporti personali da grande miliardario che si poteva interfacciare un po' alla pari con i Putin, con i Bush, cioè appunto da grandi miliardari amici, era riuscito in un certo senso a ritagliarsi una posizione. Certo, negli ultimi decenni, e già appunto negli ultimi governi Berlusconi, l'ultimo tempo del governo Berlusconi, questa autonomia dell'Italia si era totalmente perduta. Si era totalmente perduta a danno del mondo, perché io penso, come ho detto prima, che ci sia un'opera anche di servizio di questa identità italiana, per come si era sviluppata dal secondo dopoguerra. Quindi, senza dubbio, non un protagonismo militare. Non per quello noi siamo stati, diciamo, importanti, anzi, quando abbiamo partecipato a queste operazioni, spesso non è andata un granché, abbiamo contribuito a fare grossi danni, ma appunto come contributo di mediazione, di pace, di far dialogare posizioni diverse, anche perché in Italia c'è, diciamo, quella piccola istituzione che dura da pochi anni, che mi pare si chiami Chiesa Cattolica, che ha un potere morale, diplomatico molto rilevante. Se l'Italia ha ancora un peso nel mondo, uno può amare o non amare la Chiesa, è per quello, di certo non più per la potenza industriale, perché comunque, insomma, poche istituzioni al mondo hanno una ramificazione territoriale così ampia, diffusa e capillare come la Chiesa. Insomma, se la batte forse con la CIA, ma penso che la Chiesa cattolica sia ancora avanti. Per cui io sono d'accordo su questo col governo Meloni. L'ho criticato tante altre volte sulle privatizzazioni, l'ho criticato, per cui ho una postura molto distaccata. Su questo mi sembra che i governi di centrosinistra abbiano sbagliato nel appiattirsi totalmente sull'asse Oggi francese. oggi Repubblica ha proprio sparato ad altezza uomo, quasi si può dire con la E beh, Meloni, eh? non mi sorprende, ecco. Bisognerebbe leggersi Repubblica in alcune settimane della nostra storia recente per capire bene la storia e l'identità di Repubblica, ma questo magari facciamo una puntata a Sì. parte su Repubblica e sul ruolo che ha avuto nel nostro paese. Quindi va bene, vediamo, appunto, ancora è un po' una scatola. Però Sì, è una scatola un po' semivuota, però insomma, mi sembra che la direzione sia quella giusta, anche perché sulla questione energetica l'Europa è andata incontro a un suicidio autonomo, per cui abbiamo molto bisogno di fonti energetiche alternative rispetto al gas liquido americano, che ci costa 3 volte tanto, e quindi vediamo bene così. certo, a proposito di suicidio energetico e comunque di grandi difficoltà
dell'Unione Europea, non diciamo l'Europa, diciamo Unione Europea, che sono due cose molto, molto diverse. E andiamo sul tema, sull'altro tema, come avevo già preannunciato all'inizio, di adesso, proprio di strettissima attualità, e quindi le rivolte, quello che sta accadendo, insomma, ormai possiamo dire in Europa, Gavino, la rivolta degli agricoltori. Le rivolte dei trattori, quindi in Germania si sta allargando, in Francia si è già estesa, ma anche in Polonia, in Romania. Tu sei piuttosto aggiornato, perché anche nel canale Giubbe Rosso ne avete parlato, no? Sì, Polonia, Romania. I referenti proprio. Sì, quello che vorrei innanzitutto dire a proposito di queste proteste è che chi sperava che le proteste dei trattori tedeschi potessero concludersi in breve con soluzioni di compromesso, il governo tedesco ci ha provato anche prima di Natale, diciamo prima dell'inizio del nuovo anno, e potesse quindi concludersi come una sorta di vertenza nazionale, se non addirittura locale, o comunque su temi molto specifici, ha completamente frainteso la portata del fenomeno. Perché qui non stiamo parlando di vertenze limitate soltanto agli agricoltori, stiamo vedendo un progressivo aggregarsi di istanze e di lotte che vanno ben oltre, voglio dire. Non solo dal punto di vista geografico. Ora in Germania abbiamo documentato la protesta che continua, anche se adesso siamo in una fase in cui si attende in qualche modo un nuovo tavolo concertativo con il governo, ma nel frattempo in Francia è esplosa, come dicevi tu, con quello che è stato definito l'assedio di Parigi, che non è cosa da poco. Adesso in Belgio si sta facendo sempre più importante la mobilitazione, l'idea è quella di bloccare fondamentalmente lo sbocco portuale nel Mare del Nord, che è, tra l'altro, strategico proprio per il gas liquefatto. Per non parlare. E tra l'altro, sì, notizia, no? Che in Belgio gli agricoltori dovrebbero bloccare, se non hanno già bloccato, il porto di Zeebrugge. Sì, di Zeebrugge, appunto. E quindi, no, dicevo, queste mobilitazioni stanno assumendo una portata tale per cui non possiamo non riconoscervi i germi di un altro episodio di resistenza dei popoli europei alle politiche di quello che, semplificando, noi definiamo neoliberismo globalista, fondamentalmente. Tanto che la parola d'ordine, diciamo, dell'uscita dall'Unione Europea, va bene, in Germania è ormai agitata ordinariamente da una forza politica che sta crescendo in maniera esponenziale, al punto tale che qualcuno la vorrebbe mettere fuori legge. In Italia abbiamo avuto, poi arriverò nello specifico al caso italiano, ma intanto dico che si legge sui giornali, per esempio, di una manifestazione a Torino in cui gli agricoltori si sono uniti ad altri gruppi, alcuni di questi già attivi dai tempi della lotta contro il Green Pass e contro la vaccinazione obbligatoria, e che è saltata fuori anche lì la parola d'ordine dell'uscita dall'Unione Europea, cosa che tra l'altro è venuta fuori anche, per quanto ne so, in alcune manifestazioni in Francia, per cui è chiaro che la portata del malcontento sta esplodendo. L'agricoltura, che è un settore particolarmente critico, dove le politiche comunitarie sono state devastanti, depressive, assolutamente irrazionali, è probabilmente la scintilla per dare ancora una volta fiato ad un malcontento popolare più generale. Ora, fino a che punto questi movimenti potranno resistere, fino a che punto non ci sia il pericolo che vengano in qualche modo sedati da compromessi al ribasso, da azioni distrattive o comunque sia da stratagemmi dei governi, fino a che punto c'è il pericolo che possano essere infiltrate, come abbiamo visto tante volte, e strumentalizzate, questo non lo sappiamo. I pericoli ci sono tutti. Di sicuro però questi fenomeni sono da leggere come un momento, lo ripeto, un momento di quel più ampio e travagliato processo di resistenza dei popoli europei.
E quindi come tale lo dobbiamo assumere e leggere. In Italia le manifestazioni ci sono state, ci sono, hanno coinvolto, abbiamo visto il Casello di Orte, abbiamo visto gli episodi a Viterbo, abbiamo visto le mobilitazioni in Calabria, in Sicilia, anche in Sardegna. Insomma, tutto è in movimento. Il problema dell'agricoltura, i problemi dell'agricoltura e delle politiche comunitarie agricole della cosiddetta PAC sono tantissimi, voglio dire, no? E hanno radici molto lontane, insomma. Noi sul nostro canale abbiamo ripercorso anche, con l'aiuto di un esperto, abbiamo ripercorso le varie fasi di evoluzione della PAC, almeno partendo dalle riforme che si sono registrate nei primi anni 2000 e poi il cosiddetto disaccoppiamento, i piani di sviluppo rurale e via dicendo, a cui si aggiunge il cosiddetto Green Deal, a cui si aggiunge per l'appunto come dire, i tagli sugli incentivi e sui sussidi. Insomma, la Addirittura le situazione è esplosiva. sovvenzioni, Gabino, addirittura le sovvenzioni che stanno denunciando, cominciano a denunciare ad alta voce adesso gli agricoltori italiani, degli sì, appunto, gli incentivi che proposti agli agricoltori perché non coltivino la terra, Sì, addirittura. vabbè, certo, sì, è ovvio perché chiaramente, no, si vuole dare la precedenza. Infatti gli agricoltori italiani parlano anche di svendita dei terreni, protestano anche contro la carne coltivata, contro la farina di insetti e via dicendo. Il discorso non è, come dire, limitato ad un incidente contingente, il discorso è da estendersi a temi di amplissima portata. Sì, quindi i segnali sono che gli agricoltori, Gabriele, sono almeno coscienti, forse sono coscienti che non è solo un discorso relativo a loro, ma l'attacco, diciamo, all'agricoltura fa parte è uno dei tasselli di un attacco più globale, diciamo. Secondo te c'è questa percezione da parte di chi sta manifestando adesso? Ma io credo che ci sia molta confusione anche nel popolo nell'interpretare questo fenomeno, che è un fenomeno, io penso, molto ambiguo, che coglie degli aspetti veri, ma altri no, altri no. Cioè, c'è un problema agricolo nel mondo oggi, al di là dell'Europa. C'è un problema del fatto che le metodologie di coltivazione industriale hanno reso il terreno del mondo estremamente sterile. Spesso oramai i terreni coltivabili fanno crescere le cose. Non sono un esperto, quindi mi perdonerete il linguaggio un po' così rozzo, semplicemente perché lo carichiamo di fertilizzanti e di robaccia chimica, perché è talmente sfruttato e insomma, con ritmi non naturali, che ha perso qualunque vitalità biologica, organica, no? Quindi c'è un problema e credo che ci siano delle responsabilità delle imprese agricole, anche europee, per cui dico che è un fenomeno ambiguo. Per cui io cosa penso? Io penso che l'agricoltura europea è responsabile di meno dell'1% delle emissioni globali di gas serra, molto poco, molto poco. Credo che alcune norme incluse, insomma, in questa nuova normativa dell'agricoltura europea non siano di per sé sbagliate. Cioè, nel senso, ridurre i fitofarmaci che immettiamo nel terreno è giusto o è sbagliato? Boh, io penso sia giusto, soprattutto da un punto di vista del consumo, del consumatore. Far riposare la terra almeno un tot di anni perché se no la distruggi. Variare la coltivazione, insomma, introdurre degli elementi naturali nella coltivazione è giusto. Qual è l'errore di questa normativa europea? È che poi lascia l'importazione di beni esteri totalmente al di fuori di questa normativa. Quindi, Grazie. se l'Europa, almeno questa è la mia idea, appunto, non da esperto, però più da consumatore, è quella di dire: va bene, noi mettiamo standard alti, però poi li facciamo rispettare a tutto il resto del mondo. C'è, come sapete, questo Carbon Border Adjustment Mechanism, no? C'è questo meccanismo di dazi alla frontiera per cui dice: ok, noi se importiamo l'acciaio dalla Cina che usa il carbone,
gli mettiamo dei dazi perché inquina più di quanto si sarebbe potuto fare qui in Europa. Beh, dovremmo fare lo stesso nell'agricoltura. Quindi cioè noi vietiamo qui i fitofarmaci, li abbattiamo, bene, li vietiamo anche all'estero. Non è che poi importiamo cibo mondezza che costa la metà. Quindi carichiamo gli agricoltori europei di costi molto più alti perché chiaramente evitare tutta questa robaccia fa aumentare i costi. E qui ci sarebbe un problema più che altro di salari. Cioè, è ovvio che tutte queste cose implicano un aumento dei costi e per cui non possiamo far vivere le persone con 2 lire facendoli comprare robaccia. Aumentiamo la qualità del cibo, benissimo, mettiamoli però pure lo stipendio, se no è una fregatura. Però applichiamo le stesse regole anche a tutto il mondo. E questo è almeno la mia idea, appunto, per cui mi piacerebbe anche un'interpretazione, potremmo dire, rivoluzionaria di questa protesta dei trattori, cioè che non sia alla fine una difesa reazionaria nel senso di difesa di una corporazione basta. Cioè va bene prendersela contro l'Europa, ma facciamone un discorso complessivo sul benessere delle persone, no? Che è la cosa più importante, perché poi quello che ci mangiamo è la cosa più importante. Ultima cosa, proprio per dare una battuta, ma neanche troppo. Lo condivido perché l'ho letto di un economista che io stimo molto, uno dei miei economisti di riferimento, Paul de Grauw, cioè un grande economista olandese di economia internazionale, che ha fatto questo bel calcolo, cioè noi diamo all'agricoltura europea, l'Europa, circa 50 miliardi di euro, piene di condizionalità, tra cui queste qui che abbiamo visto, no? Quindi altre condizionalità. E ci fanno tutti, e c'è tutta questa polemica, e le autorità europee sono molto rigide e per me fanno pure in parte bene. Però noi diamo anche ogni anno 150 miliardi di sussidi alle banche europee attraverso la politica monetaria della BCE senza alcuna condizionalità. Ecco, forse dovremmo quantomeno controbilanciare il controllo sull'economia. Va bene controllare l'agricoltura, ma controlliamo anche le grandi banche che con la politica monetaria della BCE ha garantito delle rendite finanziarie clamorose di decine di miliardi di euro per le nostre banche, che semplicemente lasciando la liquidità creata tra l'altro dalla Banca Centrale Europea anni fa nei conti centrali gli dà una rendita del 4%. Per cui, ecco, bisognerebbe credo fare un discorso molto più complesso e rivoluzionario. Certo, sì, beh, certo, chiaramente perché poi tutti i temi, voglio dire, sono collegati tra di loro, no? Non esiste una cosa che è a sé stante. E facciamo un ultimo giro proprio di opinioni, di analisi. La scorsa settimana qui da noi Davide Rossi lanciava, diciamo, un appello, no? Una speranza a questo movimento degli agricoltori, dei trattori, no? Non cadete nel tranello della Ursula von der Leyen, no? Cioè nella serie non accedete a pacchetti, misure che magari vi mettono in qualche modo a posto voi, ma che però in quanto anche agricoltori, quindi espressione del cibo, eccetera, cioè rischia dopo di vanificare tutta una serie di cose. Cioè il pericolo, dice lui, che avvertono a Bruxelles, è che questo movimento qua si possa estendere ad altre categorie e diventare, possono emularlo ed estendersi proprio alle fasce della popolazione, no? Quindi dice, non cadete nel tranello della von der Leyen, che vuole chiudere tutto. La strategia è sempre colpire settore per settore, no? Così che non c'è mai una, non siamo mai colpiti tutti direttamente. Ecco, la tua valutazione, Gavino. No, io volevo anche precisare una cosa. Certo, sono d'accordo anch'io sul fatto che la protesta non debba, diciamo, sfociare nella difesa di una corporazione, ma un discorso rivoluzionario, appunto, e non reazionario. Su questo sono perfettamente d'accordo. Non vorrei avere dato l'impressione di fare una difesa di carattere corporativo. Ci Non mi sembrava, mancherebbe tra l'altro. No, 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 non era No, riferito a voglio te. dire, però non volevo precisare perché ciò che dice Gabriele è assolutamente giusto e condivisibile. Mi pare però rilevante il fatto che dà, diciamo, una vertenza di una determinata categoria con i rispettivi governi nazionali si stia passando ad un fenomeno che è inquadrabile in termini diversi, in cui stanno iniziando ad assommarsi anche istanze diverse e dunque forse a mettersi in parte i presupposti per il discorso che faceva Gabriele. Del resto in Francia agli agricoltori
attori si sono già aggiunti i tassisti, per esempio, che hanno, come dire, una serie di altre rivendicazioni, no? Evidentemente. Ciò che inevitabilmente può succedere è quello che dicevi, cioè è il tranello, la trappola, sì, certamente. Questo anche perché a monte c'è quel pericolo corporativo di cui parlava Gabriele, che può essere tranquillamente e facilmente, come dire, stimolato attraverso, diciamo, qualche stratagemma, qualche concessione, attraverso le solite modalità con le quali i governi poi dividono il proprio interlocutore al proprio interno, per esempio, insomma, no, ma quello è facile. Il punto è quanto questo movimento sia in grado di aggregare istanze anche diverse e dunque crescere anche nella qualità delle riflessioni e delle rivendicazioni. Chiaro. Gabriele, una tua valutazione conclusiva. Una valutazione conclusiva. Beh, mi pare che abbiamo toccato dei punti importanti, cioè il fatto è che in Italia e in Europa manca la politica. Se dovessimo fare una cifra finale, manca la politica perché manca il pensiero, manca un pensiero vero e proprio, il pensiero che vibra anche ora e sempre, un pensiero che entusiasmi, che dia un respiro più ampio alle persone, che quindi le faccia rafforzare per una visione di contestazione rispetto al potere esistente. Io sono sempre dell'idea che il pensiero non sia un elemento di pesantezza, no? Cioè, ma come sempre a pensare, ma in realtà il pensiero vero alleggerisce le cose, no? È il non pensiero che appesantisce, che annoia. Il pensiero vero entusiasma, rende più allegri, rende più vitali. Insomma, la rivoluzione rende più divertente la vita, non la rende più noiosa. È il conformismo che la rende noiosa. È questo mondo, non mondo, per dirla con Heidegger, questo non mondo che annoia mostruosamente. L'Europa è una versione purtroppo particolarmente oscena di questa rappresentazione oscena, perché è chiaramente io lo chiamo un eco mostro istituzionale. L'Unione Europea è un eco mostro istituzionale, qualcosa di incompiuto, che però pretende di esistere, pretende di esercitare una sua sovranità che non ha. Quindi ha delle contraddizioni interne talmente gravi, talmente radicali, che appena fa qualcosa la fa male, anche quando magari il suo intento sarebbe lodevole. Per cui ciò che io auspico per tutti noi è che in Italia, in Europa, si riaccendano dei focolai di pensiero e di politica anche attraverso queste contestazioni, che però si devono dotare appunto di un pensiero più fondato, più serio, perché se no, insomma, anche per esempio complessivo anche. Dei gilet gialli che avevano colto degli aspetti, anche erano superiori per ora almeno all'internazionale dei trattori, però poi in un certo senso si sono fermati, per non parlare del Movimento 5 Stelle in Italia, che insomma la loro mancanza di pensiero e direi anche di integrità morale dopo poco li ha fatti collassare sulle contraddizioni interne. Per cui dotiamoci di un pensiero un po' più forte e anche maggiore del sistema, cioè non rispondiamo reattivamente al sistema, no? Questo è proprio la loro grande vittoria, che se loro dicono A, noi per forza diciamo B. No, noi dobbiamo proprio superarli, dobbiamo superarli in un altrove. Ecco, però dobbiamo allora veramente incamminarci su un sentiero nuovo. Sì, e direi che è una bellissima analisi di chiusura. Direi che chiudiamo in modo proprio perfetto con così. Io ringrazio molto. Vorrei ricordare però un passaggio. Ieri mattina ero in auto e non so se era Radio 1 che riportava appunto di queste manifestazioni. Il servizio si chiudeva con un agricoltore, uno che sta facendo appunto la manifestazione in Italia, che parlava di una serie di cose, e il servizio si chiudeva con un suo urlo, e diceva: l'Unione Europea ha fallito. Ecco, e lì si è chiuso senza poi nemmeno un commento finale da parte del conduttore. Mi ha colpito questa cosa. Un po' di tempo fa forse una chiusura di servizio così non ci sarebbe stata. Prendiamola come un segnale positivo. Grazie, ringrazio molto l'economista Gabriele Guzzi per le preziose analisi. Grazie Gabriele. Grazie, grazie a voi tutti voi. E grazie a Gavino Piga, redattore del canale Telegram Giubbe Rosse. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.